Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Incominciamo con il Padre nostro, questa preghiera con la quale vogliamo esprimere anche la gratitudine per il dono della paternità che il Padre sempre ci rinnova, la sua paternità, il nostro essere figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Partiamo dalla voce di Carlo, il Vangelo di oggi, capitolo 18 di Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli si presentarono un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo. E gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se fossimo coscienti di quanto il Padre ci ha condonato, come potremmo essere così duri ed esigenti con i fratelli da non dare loro il perdono? Ce lo fa ben capire questa parabola del servo spietato. Perché viene definito spietato? Perché lui ha ricevuto pietà, misericordia nei confronti dei propri debiti e
lui verso i debiti di un suo fratello, di un servo come lui, si comporta in maniera spietata, cioè non dà pietà e misericordia, ma esige giustizia. Quindi una doppia misura, una con sé e un'altra con gli altri, in maniera proprio opportunista. Ciò che è molto importante in questa parabola è la misura di quanto il primo servo viene condonato, è una quantità, una misura incalcolabile, astronomica potremmo dire. E a che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare proprio al fatto che il Padre ci ha condonato in una maniera immensa e questa misura la possiamo vedere nel valore del sangue effuso dal suo figlio. Ecco, lì possiamo vedere il valore di quanto io sono stato condonato. È solo avendo questa partenza, punto di partenza chiaro, che chiaramente è un punto di fede, che poi può nascere il perdono. Il perdono è un fatto sovrumano e può partire soltanto se c'è una sorgente, che è questa consapevolezza di essere stato perdonato per primo, condonato di qualcosa di immenso, e questa immensità posso sentirla proprio nel sangue di Gesù Cristo effuso per me. Ecco, quando faccio fatica a perdonare a quel determinato fratello, quel determinato torto, ho bisogno di ritornare a immergermi nel sangue di Cristo e a provare questa immensa gratitudine. Dobbiamo coltivare la gratitudine, se no non possiamo avere capacità di perdono. Coltivare una grande gratitudine perché siamo stati graziati, sono stato graziato. E allora ogni torto che posso anche aver ricevuto da un fratello è così piccolo rispetto al dono grande che ho ricevuto da Gesù, che veramente sono in dovere, un dovere di gratitudine, di dare il perdono sempre e a ciascuno. Ecco, che il Signore ci aiuti ad avere questa grande gratitudine per quello che ha fatto per noi. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te. E siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per Ecco il tuo spirito. l'intercessione della Mamma Celeste di Santa Francesca Romana, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Buona giornata a tutti. Penso che questo Vangelo meriti di non solo averlo ascoltato questa mattina, ma di approfondirlo e verificare senza fare perdoni impossibili, cioè troppo grandi in base alla nostra portata, di iniziare a fare, ad esempio, a perdonare se stessi,
che se non perdoniamo noi stessi e non ci rendiamo conto di ciò che riceviamo ogni giorno, soprattutto di avere gratitudine per quello che è anche solo il dono della vita, come mai riusciremo a perdonare un altro? Quindi, secondo me, prima bisogna imparare la gratitudine e dopo si può iniziare a perdonare, altrimenti faremo qualcosa di troppo impossibile per noi. Buona giornata.